in Yemen ed il loro gran teatro Burattini vi ringraziano della simpatia dimostrataci, simpatia che cercheremo di contraccambiare nel corso dello spettacolo stesso. Io di forte ho il bastone e ho le corna. Ah, perché non sono sposato? Scherzi ancora, ora conto fino a tre, poi ti do una bastonata che non ti alzi più. Ma siete buoni a sapere. Uno, due e tre. Altro ancora, io vieni qua, ma sono furbo. Ripetiamo. Uno, due, come sono quattro. Noi siamo la compagnia Niemen, considerata la più antica famiglia di burattinai piemontesi, 150 anni di storia dietro, 7 generazioni. Naturalmente lavoriamo con Gianduia piemontese. Gianduia, eccolo qua. Questo è un po' massacrato. Adesso, tutti i nostri burattini sono datati da 1860-1950, burattini che hanno più o meno 200 anni, e le scene originali anni 40, e le storie che portiamo in giro sono le stesse che vedevano i nostri nonni. Non abbiamo, forse il nostro pregio è stato non cambiare assolutamente nulla, perché il teatro era bello, lo spettacolo era bello così com'era. Quindi le storie di Gianduia che vedevano i nostri nonni quando erano bambini, oggi le facciamo vedere ai nipoti. Quindi un'occasione unica per rivedere quello che era il teatro dei burattini, che praticamente è rimasto invariato da 200 anni. Si è chiusa la piave e la chiave è sotto il trave, il chiavino è sotto il cuscino e la chiavetta sta cibo. Ti mangio! Ti magano! Abbiamo fatto qualche mese fa una mostra a Vercelli che ha portato in un museo qualcosa come 2750 persone, unico evento in zona aver avuto patrocinio dell'UNESCO. Oltre al fatto di divertire la gente, c'è ancora dietro, c'è la tradizione, c'è la storia, c'è la passione di quello che fai, e non so come dire, è una cosa praticamente unica, unica nel suo genere, perché è un teatro che oggi non si vede più. Oggi nel mondo del computer, dei videogiochi, questo per assurdo diventa una novità.